Il teleromanzo classico italiano era stato finché durato l'equivalente dell'opera lirica, cioè una, come si usa dire, come una frase gramsciana che poi è stata ripresa in diversi contesti, è stata una grande esperienza, una grande comunicazione nazional popolare. Anton Giulio Maiano è stato uno dei pochi grandi registi popolari italiani non comici, cioè non di commedie. Li avrai, Devi. Come sempre. Faceva in pratica dei melodrammi, era uno che sapeva far piangere le pietre con questi teleromanzi. Se avessi pensato un po' di più a me stessa, forse tu non ti saresti allontanato da me. Era lento, veniva preso in giro perché era lento, ma sapeva dove mettere l'accento, sapeva come conquistare il pubblico. Esiste una coscienza popolare che ha bisogno di nutrirsi ancora di radici, ecco, una coscienza popolare che deve essere rappresentata anche con certi romanzi che epici, con certi romanzi a grande trama, perché abbiamo bisogno di trama, abbiamo bisogno di capire che la vita è fatta di tante vicende, di sorprese, ecco. Quindi Maiano è stato un raccontatore di polso, che comunque sia, anche con i suoi difetti, teneva in mano il video e ci dava dentro con una impronta, con un impeto, che erano un po' garibaldini, ma comunque ti affascinavano. Antoine Jules de la Nouvelle Vague, come lo chiamavo io, scherzando, e siccome lui è un uomo molto spiritoso, accettava bonariamente questo mio gioco, sapeva creare un clima molto, molto bello sul set, perché per una ragione molto semplice, amava gli attori. E poi, naturalmente, sapeva anche mantenere una certa disciplina, perché è necessario anche questo. E suppongo che gli derivasse dalla sua esperienza nell'esercito. Lui era stato ufficiale di cavalleria. Pensò di andare a comandare gli spies in Africa, che erano cavalieri libici, che erano vere e proprie mercenarie, ma che erano molto, molto attaccati sinceramente a noi. Mi capitò di salvare una notte dalla prigionia il raggruppamento, che era rimasto senza comandante perché il comandante era stato catturato dagli inglesi, per cui Rommel mi ha dato personalmente la croce di ferro, il che non significa che poi non abbia fatto il partigiano, non abbia fatto quello che dovevo fare, sentivo dover fare. Siamo arrivati al sud dopo molte avventure. E lì ho pensato, sì, ho riflettuto, dico, qui non c'è nessuna voce dall'Italia libera, diciamo all'Italia occupata. E inventammo questa famosa trasmissione Italia Combatte, in cui abbiamo noi per primi ritirato Furulini e Mameli, no? Che era la sigla della trasmissione. L'avventura televisiva inizia. Ero l'unico regista a fare, sono stato l'unico regista, l'inizio, proprio il primo regista a fare il periodo sperimentale a Milano, nell'autunno del 49. Al Teatro del Parco a Sempione a Milano c'era questa enorme sala di ripresa con una parete di vetro. C'era gente pagando, passava dietro la parete di vetro e vedeva, diciamo, alle spalle la ripresa, poi girava un corridoio e c'era una lunga fila di televisori, naturalmente tutti stranieri, americani, inglesi e francesi, e quelli, la gente aveva la sensazione per la prima volta di questa simultaneità della ripresa, cioè del miracolo televisivo, insomma. Io mi ricordo di aver tentato tutto, ma facevo sport, facevo la boxe, facevo la lotta greco-romana, facevo la scherma. Mi ricordo che feci anche la serva padrona di Pergolesi come opera, feci un piccolo giallo, insomma, cioè volevamo dare la dimostrazione di tutte le possibilità della televisione. Mi sono innamorato
diciamo, di questo sistema della riduzione di un'opera letteraria in, diciamo, il racconto visivo. Maiano intuì che bisognava scegliere dei blocchi, quei blocchi, ed esserne delle specie di miniaturisti. Ecco, i miniaturisti, qual era la funzione dei miniaturisti di un tempo? Di prendere per esempio la Bibbia, di prendere i Vangeli e di mettere delle immagini figurate a lato della pagina. Ma direi che il teleromanzo è contestuale alla nascita della televisione italiana, cioè è la forma narrativa con cui si esprime la televisione italiana. Il romanzo sceneggiato è stata un'invenzione esclusivamente, tipicamente italiana. Si può dire una cosa, storicamente, da che cosa deriva questa formula? Secondo me deriva dal romanzo d'appendice. Il primo è stato Piccole donne che Pugliese assolutamente non voleva fare perché mi disse che era un pazzo, perché contemporaneamente c'era già il famoso film americano con Liz Taylor, con June Ellison, cioè, dopo aver litigato per il numero delle puntate, perché lui voleva farne due soltanto, io ne volevo quattro, finalmente lui cedette, però mentre facevo la terza puntata, sempre eravamo nella diretta naturalmente, lui si arrivò in studio e disse: il successo è tale che bisogna fare per forza una quinta puntata. E dovetti fare una quinta puntata che non esisteva, naturalmente col beneficio massimo degli attori che avevo già liquidati, e dovetti richiamarli perché dovetti fare una puntata tutta di flashback, perché non potevo fare altro. Sentite, Renata. Tenente? Ma perché tenente? Mi ero fissato su un'annunciatrice che era Emma Danieli. Allora chiesi a Pugliese di darmela come attrice, suscitando il putiferio di tutte le annunciatrici, perché secondo loro era una cosa che spettava a tutte. Io guardo avanti invece, e avanti è tutto più bello. Ma che c'entriamo noi due? Che c'entra quello che abbiamo nel cuore? Ecco, voi credete che le donne abbiano soltanto un cuore? No. Mi trovai due giorni prima di cominciare il lavoro senza protagonista. Non c'è tempo di parlare. Il destino volle che quella sera c'era una festicciola a casa di allora assistente alla regia, poi diventata regista, Elena Micucci. A un certo momento io vedo entrare uno stupendo ragazzo e l'ho guardato così. Idealmente ho detto: questo è l'alfiere. Idealmente, ma non sapendo niente di lui. Allora ho chiesto a Elena: ma chi è questo quel ragazzo che mi sta? Fabrizio Mioni. Insomma, l'ho preso, l'ho portato in televisione, ho fatto un contratto con la protagonista. C'era una coppia molto bella nell'alfiere, che era di questo sbirraccio siciliano, che era Modugno, che si innamorava spiritualmente di questo sprovveduto frate cappuccino e lo guidava in questa via Crucis dalla Sicilia fino a Napoli, e muoiono insieme alla sede di Gaeta sui spalti della fortezza. Ricordo questo personaggio, questo fraticello, personaggio che io non volevo accettare perché non era congeniale al mio temperamento d'attore allora, ma evidentemente Maiano aveva visto in me delle cose diverse. Devo a Maiano una canzone che amo molto, che si chiama L'Usalinaro. L'Usalinaro è praticamente il venditore di sale. Avevo in mente di fare una canzone su questo bambino che girava da solo vendendo sale e sapone a una lira al chilo. Mi disse: ma tu c'hai una canzone? Io dissi sì, e l'ho inventata lì. La sera quando torna a riposare,
Bossia. Mi ricordo che avevo una scena molto complicata. Per poco non la mando a monte perché mi veniva da ridere, perché mentre stavo in piedi a parlare, a recitare una scena, sotto mi cambiavano i pantaloni, le mutande, le calze e le scarpe. E dovevano fare con una velocità pazzesca perché dovevo passare da uno studio all'altro. Sarebbe stato bello inquadrare quello che accadeva sotto il primo piano. A Padre Carmelo ci hanno mandato alla gaita, dove non siamo ancora arrivati, ma speriamo. È sputata. Mi rimproverarono tutti che, ubbidendo, diciamo, agli schemi di Arianello, io avevo visto la parte, la guerra del 60, vista dalla parte del sud, ed era la verità. E io dissi, e Bimbo gioca a dire, dico, ma guardate che hanno fatto gli americani, dico, a un certo momento hanno fatto i film i nordisti, tutti i gentiluomini, e i sudisti figli di buona donna, poi hanno rovesciato le cose, gentiluomini al sud e figli di buona donna al nord, e poi a un certo momento hanno capito che finalmente i gentiluomini e i figli di buona donna stavano sia al sud che al nord. La prima cosa che avevano fatto i piemontesi arrivando a Napoli fu quella di fregarsi 5 milioni in lingotti d'oro del tesoro dello Stato. La televisione dovrebbe essere fatta con criteri puramente televisivi, supplendo con la creatività, con l'invenzione, alla mancanza di mezzi. La grandezza di Maiano, un po' come quella dei grandi americani, quelli di una volta, era di fare tutto con due lire. Per esempio la battaglia, la grande battaglia della Freccia Nera, è fatta, mi pare, con 18 cavalli e 12 uomini. Io penso, e questo l'ho sempre detto, che una qualità indispensabile del regista sia la possibilità di creare un clima di lavoro. C'è chi ci riesce gridando, chi sorridendo, chi pregando, chi minacciando. Il pubblico sente quando il regista è il primo a credere veramente in quello che fa. Mi hanno rimproverato ad un certo momento di far piangere tutta l'Italia, di avere di cadere un po' nel sentimentalismo, eccetera. Ma è ridicolo, perché i sentimentalismi delle mie opere sono quelli delle opere preesistenti. Quando io ho fatto la sequenza dell'addio della madre al figlio nel penitenziario della tragedia americana, lì la Brignone, Vanne e Bentivegna, durava, mi ricordo, questa sequenza 4 minuti e mezzo. Alla fine di questa sequenza c'è stato un silenzio improvviso nello studio, e poi tutto lo studio si è messo a applaudire come a teatro. Dopodiché io mi sono voltato in regia e ho visto che la mia assistente, il mixer, il capo elettricista, piangevano tutti, piangevo anch'io. Piangeva tutto lo studio. La tua esistenza, e che io troppo tardi ho imparato a conoscere, mi ha giudicato colpevole, ma nello stesso tempo mi ha perdonato ed assolto. Se la giustizia umana mi avesse assolto, mi sarei dannato in eterno. Lo capisci questo? Devi dire con me: sia fatta la volontà di Dio. Ripetilo con me. Lei. Sia fatta la volontà di Dio. Io. No, mamma. No, ascolta. Io sono soltanto tua madre. Non parlare più. Abbracciami, papà. Voglio farla ricoverare al Victoria. Seguirla giorno per giorno. Voglio guarirla. Alberto Lupo, quando ha fatto La Cittadella, aveva quasi 40 anni ed era abbastanza ridicolo nel ruolo di un medico di prima nomina che doveva averne al massimo 25. E allora Maiano aveva fatto ricorso a uno stratagemma da vecchia volpe della regia, cioè ha raccontato tutto il romanzo in flashback. Tutto quello che ti capita di buono è sempre poco. Sì, allora io inventai questo trucco, riuscito indubbiamente,
cioè di presentare questo dottor Manson vecchio, con i capelli bianchi, la barba bianca, cioè alla fine della sua carriera, che racconta la sua vita a un medico giovane che si trova nello stesso suo dilemma, nel 44, cioè o la carriera scientifica o i soldi o la carriera diciamo retribuita del medico di grido. Mi dissero che era ancora molto bella e che non voleva scendere nel rifugio durante i bombardamenti. Che cosa sta facendo? L'acqua è il migliore dei buoni rimedi antichi, no? Naturalmente non posso farla in presenza dei clienti se non credono alle sue virtù terapeutiche. Naturalmente, facendo un passaggio immediato, questi 39 anni diventarono perlomeno 26-27, e la cosa funziona perfettamente. A un certo momento c'è una sequenza in cui per la prima volta questo medico, ex medico di provincia di Minatori, c'ha questa sbandata per questa lady che lo contraccambia. E vanno per la prima volta insieme in un albergo in Scozia e c'è questo dialogo che io reputavo uno dei miei più belli, cioè lei cerca disperatamente di metterla a suo agio, di togliere questo imbarazzo. Non conta, pensa a quelle meravigliose fette di pane imburrato all'ora del tè. Tu credi che la mia gioia fosse diversa dalla tua? Passa mezz'ora in sala prova e mi sento dire: Anton Giulio, dimmi la nota. Niente. Senti, ma quella è la prima scena d'amore vera che c'è fra i due, vero? Ti sbaglio. Dico, beh sì, la prima un po', dopo hanno a letto. Dice, ma se è una scena d'amore, cosa c'entrano le fette di pane imburrato? Ringraziando il cielo, sono dotato di un fortissimo senso di autocritica, per cui non è che sono molte le cose di cui io mi vanto. Mi hanno sempre rimproverato una specie di chiamiamola ruffianeria, cioè di volermi accattivare le simpatie del pubblico, eccetera. Il pubblico nei miei spettacoli ha sempre sentito la mia partecipazione personale, piccolo, grande, come fatto creativo, però come fatto di passione al mio lavoro. Questa è una cosa che il pubblico sente. Rideva, poverina, era tanto allegra. Lo sceneggiato, il romanzo sceneggiato, diventa però, con la nascita della televisione, la forma narrativa a cui il pubblico si affeziona maggiormente. La musica serviva anche come sottofondo per togliere agli attori quella timidezza e per cercare di avvicinarlo molto di più a quello che desiderava Maiano. Tant'è vero, la Cittadella, c'era la musica sottofondo che suonava il tema della Cittadella e Alberto Lupo con la Guarnieri si amava. Negli anni 50-60 esistevano dei promoter, dei venditori di abbonamenti alla televisione che andavano per le piazze e cercavano di vendere questi abbonamenti. E Maiano con i suoi sceneggiati ha aumentato, ha moltiplicato il numero di abbonamenti. La Cittadella, mi pare che la prima puntata ci fosse ancora 1 milione di abbonati e l'ultima puntata siamo passati a 5 milioni. I primi studi Rai erano in uno scantinato di Viale Mazzini, dove adesso c'è la direzione generale. Anche l'Isola del Tesoro, tutto il veliero con tutti i suoi effetti, è fatto tutto lì. Chiunque di voi tenti di reagire è un uomo morto. All'altro poco morto, presto! Ehi, marinai, mi sentite? Pretendeva molto dagli attori, molto anche fisicamente, soprattutto fisicamente direi che pretendeva. Scrivono con la macchina da presa, chi meglio, chi peggio, e questa scrittura ha come oggetto un pezzo di carne che è l'attore. Però non si rendono conto di che cosa fa l'attore per arrivare a fargli scrivere il testo. Speriamo che ciascuno di noi sappia far buon uso della sua parte. E come va la salute? Bene, spero, vero?
Se penso a quello che mi hai fatto. Povero Ivo, c'aveva un ginocchio ridotto, il ginocchio dove c'era la gamba ripiegata con la gamba di legno, c'aveva un ginocchio come ti andava in cancrena, proprio massacrato. Lui doveva camminare questa gamba di legno nel terreno soffice, quindi faceva ancora più fatica. Una volta, durante una di queste prove, Pappagallo si è scocciato, si è staccato dalla spalla di Carrania e si è arrampicato sul più alto per noi. Del brigantino, lì mi ricordo ci vogliono 2 ore per recuperarlo, proprio sembrava che stesse lassù, ci facesse gesti osceni. Giuliano Iodice, mi rimproverò di aver tentato di ammazzarlo, perché nella tragedia americana c'era la famosa scena dell'annegamento che io girai nel lago di Albano. Sai farla funzionare bene? Sì, sì. Il lago di Albano al centro è profondissimo, 323 metri. Si racconta ancora di questo apparecchio da turismo che si è infilato nel lago, non si è mai più ritrovato nemmeno un pezzetto. Guarda, aspettando lei e Bencivegna, truccati, dissi a tutta la troupe, dico guardate che io conosco bene la mentalità di quelli che non sanno nuotare, Giuliano Loiodici non sa nuotare, guardatevi bene dal dire che qui è profondo, perché nella mentalità del non nuotatore non c'è l'idea che 323 metri siano peggiori di 2 metri, perché in 2 metri annega lo stesso, ma se uno gli dice 2 metri lui pensa che si salva. Sei tutto sudato. Mi portarono invece nel punto più profondo del lago. Io lo seppi nel momento in cui si avvicinò un signore con una barchetta, incuriosito dalle riprese che si svolgevano su un zatterone, su dei bidoni vuoti, mi ricordo sempre questa cosa, si avvicinò e cominciò a dire a voce alta: «A mappete, dice, l'hanno portata nel punto più profondo, ma qui ci saranno 350 metri!» Non dico che così si è voluto per convincere poi a fare la scena, per quanto io ci avessi 5 sommozzatori subacquei che stavano dentro l'acqua, gli dice guarda che non puoi affogare perché ti sostengono da sotto. Questi sommozzatori erano talmente preoccupati di salvare Giuliana che non mi davano il tempo di fare la scena, cioè si rovesciava la barca. Giuliana finiva in acqua, ma questi schizzavano fuori come 5 foche. Senza, ho dovuto girare 3 volte la scena perché questi mi uscivano fuori prima del tempo. Naturalmente ho preso da parte il sommozzatore e gli ho detto quando lei comincia a chiamare aiuto, piano piano, piano piano, scendi giù. Lei naturalmente non si è accorta di questo, ha cominciato a chiamare aiuto, aiuto, e si vede lei in primissimo piano che chiamando aiuto sparisce dentro l'acqua. Forse la preoccupazione, a mio avviso, eccessiva di essere compreso lo ha portato magari, sei stato, come dice lei, un po' insistente nell'offrire una spiegazione a quello che voleva dire. Posso soltanto qualche volta, nel ricordo, non condividere alcune sue indulgenze a un gusto un po' facile del pubblico. Qualche volta sarei stato anche un po' più severo. Vaiano ha operato con i suoi sceneggiati in un periodo in cui i dirigenti televisivi dicevano stai attento Vaiano, oppure ad altri, di allungare il brodo perché in questa maniera facciamo più ore e compensiamo i costi. La strategia dei primi dirigenti della RAI era una strategia molto seria, molto matura, cioè l'ampliamento di fasce di consumo dell'utenza televisiva era perseguito con una grande attenzione. Certamente nella struttura del palinsesto la collocazione dello sceneggiato obbediva a questo tentativo mirato di allargare l'utenza. Ma che è? Da quando è arrivato? Hai ragione. Sembra un altro. Le sceneggiature lasciavano forse un po' a desiderare. Diciamo meglio, risentivano di una certa approssimazione, ecco, questo certamente sì.
ritmo non era una motocicletta, pa, così. Cioè, quello, la gente che pensa di modernizzarsi adeguandosi al linguaggio degli spot pubblicitari. Oggi vediamo che alcuni fra i più bei film in circolazione sono film che se ne fregano del cosiddetto linguaggio veloce, e ti cito, non so, la Lezione di piano, Cuore in inverno, l'ultimo film di Clint Eastwood. Io sono stato necessariamente lento in certi passaggi nella diretta fino al 60, perché era una necessità materiale di ripresa. Quando un gruppo di attori comincia a nerci, in 58 secondi devono cambiare di costume e di trucco. Io devo mascherare questi 58 secondi. Io mi ricordo che c'era Ilaria Ucchini che sulla lavagna doveva scrivere sono una bugiarda, poi si ribellava, scriveva non sono una bugiarda. Mentre lei scriveva queste cose sulla lavagna, in 58 secondi gli altri si cambiavano. Mi manda un bambino. Quale messaggio posso affidarti? Un bambino non può. Non dovrebbe. Signore e signori, dobbiamo interrompere la trasmissione dei figli di Medea. Purtroppo non possiamo darvi subito spiegazioni. Stiamo lottando con il tempo per salvare una vita umana. Un bambino è in pericolo. È stato rapito da un uomo. L'uomo in preda a grave turbamento psichico. Il bambino è molto ammalato. Perché viva, deve ricevere ogni 6 ore un certo medicamento mediante iniezione. L'uomo è molto noto. È l'attore Enrico Maria Salerno. L'uomo è questo. Se conoscete quest'uomo, se l'avete visto entrare di recente in un'abitazione solo con un bambino, telefonate subito al 696. Se siete convinti che la vostra segnalazione sia utile, telefonate subito, subito al 696. Io lessi questo testo, mi innamorai e dico questo lo voglio fare io. L'esistenza di questo figlio della Valli di Salerno, per lei la Valli masticò male per accettare questa idea, però alla fine si arrise. Ma tutti credettero, siccome tutti conoscevano la fama di Tom Bird, fama di Salerno, allora tutti ci hanno creduto, insomma. La direzione generale, che prima rideva su questa proposta, dicendo è una buffonata, non ci crederà nessuno. Ma e io no, dico, ho paura che ci crederanno anche troppo. Attenzione, questa non è una finzione scenica. Quest'uomo ha rapito un bambino. Il bambino è in grave pericolo. Se avete informazioni che ci permettano di ritrovarlo, telefonate al 696. Siamo, basta! Succede che il 696 è il numero del centralino dell'ospedale delle Molinette a Torino. Ora la gente avrebbe dovuto pensare che la storia si svolgeva a Roma, che c'entrava Torino, e invece non si sa perché tutti a telefonare a questo 696 a Torino. La suggestione deformante della televisione. Vi ripeto che non si piegherà, non lo convincerete. Lasciatelo dire, è pazzo, è pazzo. È lecito alla TV fare simili scherzi? È lecito che essa si serva di una propria specifica funzione seria a scopi burloni? È lecito, come lo sarebbe per un'agenzia di pompe funebri, mandare per scherzo il carro a prendere un vino? Ma, signori, la mia sola speranza di poter parlare ed essere ascoltato è il bambino. E io ora voglio parlare. Perciò finitela di perdere tempo. Repubblicano. Esatto, alle proprie parenne, contessa. Cavour, traffico con tutti. Repubblicani, masiniani. Ma non è un uomo. No. È un camaleonte. Ecco. Tratta con Napoleone III e poi con i mazziniani. E si dice fedele a Vittorio Emanuele. Oh. E poi vuol vendergli la figlia. Achille Campanile, che oltre che un grandissimo scrittore, uno Ionesco 20 anni prima di Ionesco, tanto per dire, era stato anche un brillante critico televisivo, usava dire che Maiano trasformava un po' la storia in pettegolezzo.
C'è del vero, ma non è integralmente vero. Voglio dire, quei salotti dove i personaggi messi in scena da Maiano si chiamano: ehi là, come va, caro Mallarmé? Hai visto per caso il pittore tal dei tali? Erano un po', sembravano un po' la storia dell'arte o della letteratura raccontata in cucina. Questa familiarità, che qualcuno giudica eccessiva, è uno dei vantaggi o degli aspetti caratteristici della divulgazione. Il pericolo che si corre a diventare divulgatori in televisione, si tratti di fare domande sceneggiati o rubriche di libri, permettete, principessa, è di che vi presenti adattarsi alla necessaria superficialità del mezzo. Beniamino Placido ha detto una frase che io prendo e faccio mia: la televisione può parlare di tutto, ma non dice mai tutto di niente. Un grande merito del romanzo sceneggiato italiano è stato quello di proporre una divulgazione storica alle masse, alla platea televisiva italiana, in maniera corretta, secondo me, e in maniera molto appetibile, molto godibile. La critica che molti critici televisivi, intellettuali rivolgevano a questi sceneggiati risentiva di quella tradizione un po' aristocratica della divulgazione storica, che invece al contrario, secondo me, è stata uno dei grandi difetti della storiografia italiana. Io vedo questo nesso tra storiografia colta, storiografia seria e divulgazione storica dello sceneggiato come un nesso in fondo a tutto vantaggio del secondo. Durante la puntata di 800, Pugliese, che era direttore della televisione, vedeva la puntata da casa di Salvatore Gotta, che era l'autore del romanzo, da Portofino. Mi telefonò alla fine della puntata, era entusiasta, era Anton Giulio, tu sei un grande regista. E io mi ricordo che, per favore, non dire queste cose, perché mi metto in uno stato di agitazione. Quando si accendevano tutte queste lumicini nelle macchine, nelle varie telecamere che avevamo nello studio, si andava in onda in tutte le famiglie italiane, praticamente tutti quelli che ci guardavano. Per cui l'emozione era tanta e non si poteva sbagliare. Si fermava l'Italia, cioè come una partita, non so, Napoli-Milan, insomma, era veramente, l'Italia si bloccava, tanto che avevano i cinematografi, che naturalmente soffrivano di questo fenomeno, avevano pensato di mettere un televisore nell'atrio del cinema, la gente che pagava il biglietto si vedeva prima la puntata. Quando si trasmetteva io ero in studio e mi dicevano che in Italia non girava persona, che erano tutti davanti ai televisori in quel momento per vedere questo sceneggiato, che ebbe un successo strepitoso. E a suo modo Maiano era un tempista, aveva le antenne per l'attualità proprio, perché per esempio nel 71, subito dopo l'autunno caldo, lui ha tirato fuori Le stelle stanno a guardare di Cronin, che era una storia di lotte sindacali nell'Inghilterra del primo Novecento, lontane e al tempo stesso vicine dalle lotte di classe che si svolgevano nell'Italia di allora. E Gladys? Faccio io, Richard. Gladys è su d'aerea. E io non servo niente, zia Carol. Va bene, aiutami, ma non combinare pasticci. La mia carriera ha sempre avuto dei momenti di stasi, no? Forse erano dovuti anche all'età, al passaggio fra l'infanzia e l'adolescenza, che è stato molto lento. E sono sempre un po' in ritardo nei miei ritmi, e tutte le volte è stato sempre Anton Giulio Maiano a ripescarmi, a ripropormi in un ruolo importante in televisione. Per allora per me era un gioco meraviglioso, proprio per il fatto di essere cresciuta insieme agli italiani, sono cambiata con loro e non sono mai rimasta legata a nessun tipo di ruolo, di carattere che poteva rischiare di bloccare la mia carriera, come è successo per tanti bambini prodigio, chiamiamoli così. Mi conoscevi? Io? No, ma ho sentito parlare di te e di Motaus. Lei aveva dei capelli stupendi, questi capelli rossi che arrivavano fino alle ginocchia. E lì io continuavo a insistere: ti devi rapare, anzi, devi avere i capelli da maschietto, mezzo centimetro. E io avevo dei capelli ai quali tenevo moltissimo.
lunghi, biondi, insomma, ci avevo impiegato tanto a farli crescere così, con cura, ci tenevo molto. E ogni giorno arrivava con un tentativo nuovo di parrucca e io continuavo a dire, ma no Loretta, no, mettergli in testa, o rinuncia alla parte oppure gli tagli i capelli. È stata una cosa straziante, ha pianto mentre questi capelli cadevano giù, ha pianto un giorno intero. Bene, una freccia nera, credo di essere riuscita a raggiungere proprio il merito dei cavalli, dell'aria aperta, il più bel clima di lavoro di tutta la mia vita professionale. Malgrado qualche piccola pecca, come per esempio un po' la fifa che c'aveva a cavallo Glauco Norato, che è il mio capo dei guerriglieri, e io purtroppo non ho potuto realizzare con lui certe scene. Per esempio c'erano i momenti in cui loro tiravano le frecce da cavallo al galoppo, no? Per tirare le frecce da cavallo al galoppo bisogna lasciare le redini sul collo e adoperare tutte e due le mani, tutte e due le braccia. E questo proprio Glauco non se lo sentiva di farlo. Ci siamo divertiti come pazzi a farlo. E questo è rimasto nel ricordo di tutti. I miei uomini mi obbediranno fino in fondo, ma potrebbero calcolare male il tempo che ho stabilito. Io non mi sono divertito per niente, è stato un periodo drammaticissimo per me, perché mi era venuto il fuoco di Sant'Antonio in testa. Cosa che capita raramente, che di solito viene alla cintura, no? E questo fuoco di Sant'Antonio mi aveva leso la cornea dell'occhio destro. Non posso permettermi un nemico in casa. Allontanalo, lascialo libero. Perché vada gridando ai quattro venti che ho ucciso suo padre per derubarlo? I bambini ti odieranno dopo la freccia nera. La cosa non mi preoccupò molto, ma un minimo di dolore, pensando alla generazione futura, me lo dette. Però dopo la prima uscita della freccia nera, mi ricordo a Torino, una bambina che avrà avuto 4 o 5 anni massimo, mi vide a una distanza di una decina di metri e si buttò addosso a me urlando Sir Daniel. Qualcuno venne dalla Spagna e mi disse, ma tu lo sai che in un anno hanno trasmesso 3 volte la freccia nera in Spagna? Ma il fatto è che c'era ancora Franco. Evidentemente questa storia di frecce, la falange, cioè, per loro si erano diventate un po' quasi di propaganda, no? Le tue colpe ti farò riparare io. Ma finiamola. Risingham, siete voi che amministrate la giustizia nella contea di Shoreby. Vi chiedo di affidarmi questi due assassini. Hanno peggiorato Arnoldo Foin, aveva peggiorato Vannucchi, pensano che a un certo momento mettono un filtro personale tra se stessi e il personaggio e per me rinunciano a fare il vero personaggio. Io non voglio controbattere le opinioni di Maiano. Io penso che un attore, se è tale, riesce a mantenere sempre la sua professionalità. Essere bravi in presa diretta era un po' più difficile che essere bravi in teatro. E le spiego subito perché. La macchina da presa sulla faccia svelava l'anima, il pensiero, l'occhio. Non c'era possibilità di barare. A proposito, cerchi invece di sorvegliarlo di più quando gioca. Non fa che perdere. E Rodon gli porterà via anche la camicia. Come vedi, mi preoccupo più di te che di me. O perlomeno delle mie finanze. Io non volevo Adrianasti. Io volevo fare la fiera della vanità con Raffaella Carrà, perché il personaggio della protagonista di Becky Sharp sembra la più sprovveduta, la più ingenua, poi invece è una strega dentro, è chiaro, ma la Asti invece metteva la furbizia nell'occhietto in tutto quello che faceva. Mi scongiuro, prendete. Che cosa? C'è un biglietto, non osavo dirvi la voce. Smettete. Vi chiedo solo di leggere. E prima di rispondermi, ricordatevi che non sono mai stato così sincero in vita mia. Mi accompagnereste voi a casa, William? Volentieri. Ma Giorgio,
Io volevo fare un cattivo, un cattivissimo. Invece questa parte di uomo ineccepibile, leale, onesto, puro, mi sembrava un po' retorico, un po' fasulla. Sbagliavo. Il personaggio sembra passivo, ma è uno che è in attesa del momento suo e finalmente è lui che vince. E il pubblico sarà sempre dalla parte tua, non dalla parte dei tuoi rivali. I miei lavori li ho sempre girati, diciamo così, due volte, quando li scrivevo e quando poi li realizzavo. Scrivevo una sceneggiatura e io ci mettevo tutto, gli stati d'animo, cioè sono sceneggiature, ce ne sono ancora in giro, in cui un attore veramente mi risparmia la metà del lavoro. Io mi picco di essere un buon attore, e voglio dire, per non dire un eccellente attore. Quando io ho fatto i miei lavori, io ho sempre letto io le parti agli attori. Mi fu molto utile il fatto che lui recitasse prima di me le mie scene, quindi facendo una ragazzina di 17 anni, perché soprattutto agli inizi della carriera un attore è molto timido, certe volte esporsi a piangere, a buttarsi ai piedi di un innamorato, insomma io mi vergognavo un po'. E il fatto che lo facesse lui, uomo già, insomma, di una certa età, lo facesse senza pudori, dandosi completamente, certo riscaldava l'atmosfera e comunque, come dire, faceva sì che io poi non mi inibissi più e non mi vergognassi più. E comunque dava delle indicazioni molto precise. Ho insegnato molto, questo lo devo riconoscere con grande onestà. Con Anton Giulio ho imparato che cos'è la televisione, ho imparato che cos'è il montaggio televisivo, ho imparato i tempi della televisione. E lo sceneggiato ha bisogno di un complemento artistico che è quello musicale, che significa sottolineare, dico sottolineare, non mettere la musica perché manca qualcosa. Con Maiano non si può bluffare, su questo non ci sono santi. Maiano credo che tutti quelli che hanno collaborato con Anton Giulio siano degli eccellenti professionisti. Ha delle idee molto chiare e te le spiega in un linguaggio molto semplice. Maiano poi chiede lo stesso tema, sprechi versione, orchestrato in modo diverso, con diverse atmosfere. Ahimè, purtroppo a volte si cade anche nel convenzionale, perché una scena o patetica o d'amore, inevitabilmente bisogna ricreare e bisogna arrivare ai famosi violini. Dora, questo bravo giovanotto è David Copperfield di cui ti ho. Il colpo di fulmine non è un'invenzione dei romanzi d'amore. E Giulio, devo dire che proprio perché i personaggi te li tagli e te li cuci addosso come se tu fossi un burattino, una cosa meccanica alla quale lui dà vita, dà colore, lui ama questi suoi personaggi e quindi anche gli attori che li interpreta, e diventa il padrone. Con le sue attrici era addirittura proprio innamorato e possessivo. Tant'è che quando io cominciai il mio flirt con Morandi, non me lo voleva perdonare. Dovevamo fare questa scena molto, molto forte. Agnese è al capezzale di Dora, Dora sta morendo e Dora la prega di prendersi poi cura di Davide. Maiano mi aveva dato delle indicazioni molto precise. Lui voleva che questa scena di passaggio del testimone la prima volta fosse fatta da me con grande serenità. Mi sono chiesta, io obiettivamente non riesco a morire senza commuovermi profondamente. Ho cominciato a piangere, recitavo la mia parte e piangevo. Alla fine si era creata una fortissima emozione, tant'è che tutto lo studio fece un grande applauso. Però io chiaramente non avevo seguito le indicazioni del regista, anzi mi ero
molto stupita che lui non avesse dato lo stop alla prima lacrima. Sentimento molto aprì la porta della regia e dissi: Giulio, scusami, ho sbagliato. Lui si voltò e aveva il viso completamente rigato di lacrime e mi disse: stronza, mi hai fatto piangere. E tu gli sarai a fianco. Agnese, lasciami parlare, perché io morirei più serena se sapessi che un giorno tu prenderai il mio posto. Anche se non mi amerà mai. Anche. Lui si vantava di essere fedelissimo ai romanzi che metteva in scena, a differenza dei registi del cinema. Ma invece la grandezza di Maian era proprio nell'infedeltà, nelle libertà che si prendeva con questi romanzi, migliorandoli sotto un certo profilo, rendendoli più melodrammatici o anche a volte più buffi, come in certe scene della Cittadella che se l'ha inventata di sana pianta, perché andava dritto al cuore del pubblico infischiandosene dentro di sé dei romanzi e del rispetto della tradizione letteraria, anche se lui forse era convinto in qualche modo di fare il contrario. Ma praticamente preceduto da illustri maestri tipo Hitchcock, per esempio in Psycho, nel romanzo l'assassino è un laido cinquantenne, odioso, appena lo si legge descritto, eccetera. Mentre Hitchcock che ha fatto? Ci ha messo questa delizia di ragazzo che era Anthony Perkins. Questo l'ho fatto anch'io per dare più consistenza a certi personaggi. Per esempio un caso che è rimasto abbastanza, voglio dire, notorio, che è quello di Uriah Heep nel David Copperfield. Nel Dickens è un ometto squallido, anche lì mezzo calvo, eccetera. Io ci ho messo Alberto Terrani, soltanto ebbi la fortuna di avere questa ideuzza di fargli fare il classico gioco con le mani del falso umile, eccetera, che poi è rimasto un po', ripeto, ha dato anche notorietà all'attore. Con l'imbroglio, con l'inganno. Dove si trova un elemento di spettacolo che può esaltare la storia, quello va sfruttato. Quindi non è una fedeltà cieca, è una fedeltà interpretativa. La Cittadella, c'è una pagina in cui Cronin racconta questo episodio, di questa tragedia in fondo alla miniera. Questa paginetta di Cronin per me è diventata una puntata, perché c'erano i valori spettacolari che andavano esaltati rispetto al romanzo. C'è quella scena un po' stile Frank Capra, molto all'americana, all'America anni 30, dove Alberto Lupo, che è il medico del villaggio, chiede la mano della maestrina, ed è una scena non solo superiore al romanzo, perché il romanzo non c'è, ma superiore anche al film che King Vidor ha fatto negli anni 30 dalla Cittadella. E io rimasi sbalordito da questo yes, che mi sembrava che non c'entrasse niente. Invece yes ebbe un grande successo. In una tragedia americana quello che mi colpì fu: ma è possibile che Dreiser ignori Scott Fitzgerald, che è un contemporaneo suo, con Di là al paradiso, il suo bellissimo libro, L'età del jazz? Ci vuole un personaggio che dia la sensazione della gioventù di allora in America. Creai questo ragazzo contestatore, figlio di ricchi, l'attore era Gabriele Antonini, lo presentavo proprio in questa riunione di giovani dell'epoca. Gli feci leggere una poesia di Scott Fitzgerald che si chiama La ragazza dal volto rigato di lacrime. Foglie morte e amori nascenti. Perché non finisci? Li finirò un'altra volta, per un pubblico più ristretto. Lì c'era una bella invenzione, oso dire, che non c'è nel romanzo, cioè la visita sognata di Virnalisi nel penitenziario. Cioè lui, prima di essere giustiziato, sogna che lei lo va a trovare in carcere, mentre lei è stata spedita dalla famiglia in Europa.
Ma il sogno non è raccontato come sogno. Lo spettatore per qualche minuto vive l'illusione che questa ragazza si sia pentita e sia andata a trovarlo in carcere. Poi si scopre che è tutta un'illusione di questo poveraccio. E io ti aspetterò sempre. E tutto diventerà un brutto sogno che dimenticheremo insieme. Dal romanzo, il riduttore televisivo prende alcuni fatti e altri li scarta. Quei fatti deve tradurre in immagini. Nel romanzo quei fatti sono raccontati. Questa ricerca dei valori televisivi in una storia è un fatto, come dire, spontaneo, istintivo. In un narratore rimangono sempre delle visioni inespresse. Rimangono sempre delle esperienze non finite sulla pagina scritta. Oggi si pensa che certi romanzi, specialmente Maiano, ha preso e ha trasportato sul teleschermo, certi romanzi definiti popolari, alcuni addirittura d'appendice, siano lontani dal pubblico, cioè che il pubblico non ci stia più. E invece è un errore, perché esiste una coscienza popolare che ha bisogno di nutrirsi ancora di radici, di stimoli proprio del nostro passato anche. Ecco, una coscienza popolare che deve essere rappresentata anche con certi romanzi epici, con certi romanzi a grande trama, perché abbiamo bisogno di trama, abbiamo bisogno di capire che la vita è fatta di tante vicende, di sorprese, ecco, e anche abbiamo bisogno di essere divertiti come bambini. Il regista deve far dimenticare la sua presenza nel lavoro che fa. Il regista si deve nascondere dietro la macchina da presa. Se io voglio fare delle cose originali, pazze, cioè ricordare alla gente che esista uno che la vede in un modo bizzarro, già mi frappongo fra il contenuto, fra i personaggi e il pubblico. Guarda, i grandi registi, se hanno mai fatto niente di trascendentale dal punto di vista tecnico. Io quando ero alla Scalera Film ho passato delle notti a farmi insegnare dal primo carrellista a fare i carrelli. Guardare, è stato un uomo in malafede, come ha dichiarato lo stesso Truffaut, che a un certo momento si è messo a fare le cose sbagliate per essere originale, capito? Perché non ci vuole proprio niente a fare un controcampo sbagliato o un primo piano con gente che guarda dall'altra parte. Oppure, se poi mi ricordo, quando lui fece il primo film, Bouge Souffle, io scrissi in un articolo, dico, guardate che sono un bluff. Perché un regista che fa l'originale a questo modo e poi nello stesso film mi fa un carrello circolare di 360 gradi, che era la belluria dei registi dei tempi del muto, no? E che poi purtroppo anche qualche mio collega ha imitato in televisione, se il carrello intorno è una belluria vecchia come Guazzoni, come Quo Vadis, capito? La Nouvelle Vague francese è stato semplicemente un bluff. Truffaut lo dichiarò tranquillamente, dicendo: voi italiani avete bluffato e fregato il mondo inventandovi il neorealismo. Noi francesi vi abbiamo strafregato inventandoci la Nouvelle Vague. La televisione è una ripresa simultanea da vari punti di vista. La televisione si fa a sequenza, non si fa come hanno fatto certi registi, sia pure bravissimi, quando sono venuti la prima volta in televisione, che sono guardati intorno, hanno visto tre telecamere e dicendo: ma io che me ne faccio, io ne ho proprio una sola. Tutti esperimenti fasulli, perché non è più televisione, è soltanto uno che gioca con una macchina nuova, ma facendo quello che ha sempre fatto, non fa la televisione. L'unico che capì rapidamente fu Blasetti, quando fece i Borboni. Visconti tendeva sempre di più al romanzo sceneggiato. Lui, che era ostentava di odiare la televisione, lui aveva la televisione in camerino. Nei suoi ultimi film Visconti tendeva sempre di più al romanzo sceneggiato. Signor Presidente, c'è una persona che non è salita su questo banco e la cui deposizione invece potrebbe fugare ogni dubbio per un equo giudizio.
Arthur Barras. Io ho visto, quando sono fatto le storie, stanno a guardare, Bompiani era la 48esima ristampa, con la 48esima edizione si era imposto in tutta una categoria di lettori che, diciamo, poteva arrivare sì e no alla borghesia media. Col romanzo sceneggiato hanno comprato gli operai, tutti hanno comprato, capito? Cioè il romanzo è entrato in profondità, e questa è opera culturale. In qualche modo lo sceneggiato ha avuto anche un altro grandissimo effetto, che non va trascurato, quello di allargare il campo della lettura. È un rapporto complicato, più che giusto, quello tra libro e televisione. Sono due generi, qualcuno dice due linguaggi, diversi. Sicuramente il libro non giova tanto alla televisione, perché il libro, parliamo del romanzo, dà alla televisione il cuore delle sue trame, il che non è tutto quello che c'è in un libro. In un libro ci sono anche altre cose, c'è il linguaggio, c'è l'espressività, c'è il contorno, l'aura, e questo difficilmente passa in televisione. Ah, buonasera, tenente Tommy. Non ho ancora scoperto che bevete di solito. Niente, Tommy, non bevo mai niente. Ma questo significa che siete sempre in servizio? Beh, se la spiegazione ti consola, diciamo che è così. Questa nuova esperienza mi divertì. Cambiai addirittura il personaggio del colpevole. Cioè, sono intervenuto in maniera un po' pesante nella storia, nella sceneggiatura, e indubbiamente non è che fossi costruita alla perfezione, perché in un giallo, se uno addirittura a un certo momento può cambiare il colpevole, è segno che non è che la struttura sia proprio di diamante, no? Avevamo indubbiamente un grossissimo successo, malgrado la fregatura finale. L'editore Cappelli ottenne il permesso di pubblicare un libro con la soluzione del romanzo. Questo libro uscì prima dell'ultima puntata, fregando l'attesa di tutti i milioni di spettatori italiani che aspettavano la fine del romanzo. Quando Clark aveva in mente questo piano? Io questo Donna dei Fiori invece lo inseppai di attori importanti. C'era Battistella, c'era Sannipoli, c'era Roldano Lupi, c'era Andrea Checchi. Un cast meraviglioso. Io credo che un attore non abbia nessuna, non percepisca nessuna differenza fra quella che è la lavorazione della televisione e quella del teatro. L'unica differenza è che ci sono meno prove. Il pubblico c'è, perché il pubblico è composto dagli operai, dai microfonisti, dagli attrezzisti. In televisione, in uno studio televisivo, soprattutto quando si andava in presa diretta, dove tutto doveva essere abbastanza perfetto, perché non c'era la possibilità di missaggi, di sviluppi, eccetera, eccetera, c'era praticamente un pubblico, perché tra cameraman, aiuto cameraman, carellisti, giraffisti, datori di luce, più o meno almeno un 50-60 persone c'erano. E oggi, ahimè, spesso può succedere invece in teatro che ce ne sono anche meno in platea. Quando gli operai sbagliavano, il lavoro era interessante. Ed è vero, perché anche l'operatore che seguiva una scena, se veniva preso dalla scena, qualche sbaglio lo faceva anche lui. Bene, non ti resta che sposarla. Il titolo di duchessa rende umane le più ritrose. L'avrò. Erano certamente attori che risentivano di scuole e di metodi francamente obsoleti. Erano attori che erano già stati formati del vecchio teatro degli anni 40, venivano dal teatro degli anni 40, e quindi da questo punto di vista certamente il romanzo sceneggiato presentava degli inconvenienti. Normalmente la critica televisiva italiana storicamente è stata una critica, diciamo così, di sinistra,
E quindi, soprattutto, pensiamo anche all'epoca in cui si esercitava questa critica, gli anni, fine anni 50, gli anni 60, anni di grande scontro politico del paese. Questa critica al romanzo sceneggiato, al teleromanzo, faceva parte di una critica più ampia nei confronti del mezzo televisivo. Il romanzo sceneggiato era l'espressione in qualche modo più matura, più italiana, più forte. È la riforma del 75 che nel bene e nel male ha avuto anche, come dire, i suoi demeriti, oltre che i suoi grandissimi meriti. Con la riforma non ha creduto in questo genere. Io dico una cosa un po' forse patetica e che mi fa anche rabbia. Io di notte faccio il mio lavoro, io sogno quasi tutte le notti, sogno la realizzazione di scene, dirigo attori, dirigo masse, faccio movimenti di macchine, cioè mi è rimasto dentro come una specie di componente del sangue. È una mia componente biologica addirittura, la televisione.